Bentornati sul canale di Axios00, bentornati in un episodio di Dark Souls Remastered. Perché ci troviamo qui? In un altro episodio, in un nuovo episodio. Beh, chi mi segue sulla pagina Facebook già lo sa, quindi mi raccomando, se non lo state già facendo, mettete un like e iscrivetevi alla mia pagina Facebook. Mi raccomando, così siete aggiornati su quello che succede sul mio canale. Ebbene, ve lo spiego comunque adesso, perché in pratica mi si è corrotto il file video, ho provato in tutti i modi di ripararlo, c'ero anche riuscito per la verità, però la qualità era pessima e tra l'altro era desincronizzato completamente l'audio col video, quindi ho preferito semplicemente cestinarlo, perché non era utilizzabile, obiettivamente era uno schifo, veniva fuori uno schifo, quindi ho detto anche no. Siamo usciti dalla città infame. Che cosa ho fatto nello scorso video? I soldoni. In pratica ho tolto di mezzo Mildred, colui che si evoca stando umani di Alphalod, dove ci eravamo lasciati. E vicino al falò dove ci eravamo lasciati, comunque veramente molto vicino a lì. Dopodiché sono uscito dalla città infame, facendo una strada che poi vi farò vedere all'inverso, a ritroso, quando ci torneremo. Sì, perché ci dobbiamo tornare, non ho fatto nessuna boss fight, quindi tranquilli, non vi siete persi niente, a parte qualche oggettino che per fortuna non avevo letto la descrizione manco io, quindi alla grande, anche se voi non cambierebbe altro, ve lo, ve la rileggerei. Tra l'altro, altra cosa molto brutta, lì sotto dove c'era la guardiana del fuoco, non c'è più. Io credo sia stato Lautrec, quello che avevamo liberato alla chiesa dei non morti. Non credevo che l'avrebbe uccisa così presto, francamente. Non me l'aspettavo proprio. Comunque, iniziamo un po' a leggere proprio il globo dell'occhio nero. Che ho trovato, se non erro, sul cadavere della guardiana. Globo dell'occhio nero, invadi il mondo di un uccisore di guardiana. Leggiamoci la descrizione. Invadi il mondo di chi ha ucciso un guardiana del fuoco e sconfiggilo per reclamare l'anima della guardiana. Globo mistico trovato addosso a una guardiana. L'occhio nero veglia costantemente sulla città degli dei, Anor Londo. E ci dovremmo anche andare, quindi ragazzi, non vi preoccupate. Vediamo un po' se ho trovato qualcos'altro di particolare di cui magari non vi avevo letto la descrizione, a parte l'anima. L'avevamo trovata una proprio mentre venivamo via dalla città infame. Purtroppo non sono riuscito a leggervela. La scaglia di drago mi sembrava di avervela letta nell'episodio prima. Abbiamo trovato una chiave. Ebbene sì, quella di Petit Londo, delle rovine di Petit Londo. Per sbarre tra Petit Londo e Valle dei Dragoni, ve lo ricordate la porta che avevamo aperto all'inizio? Quasi forse nel secondo episodio, mi sa, della serie. Ecco, quella è la porta, comunque tanto ve la ridirò poi più avanti. E tanto ci ritorneremo, non in questo episodio, non nel prossimo, ma ci ritorneremo tranquilli. Chiave delle sbarre di ferro che separano le rovine di Petit Londo dalla Valle dei Dragoni. Le rovine di Petit Londo sono isolate dai fantasmi maledetti che bramano la vita e lo spirito. E la leggenda narra di una terribile oscurità sigillata al loro interno. Petit Londo è molto particolare, veramente molto molto particolare come zona. E la vedremo solo... oddio... non molto più avanti, perché ho intenzione di fare non il finale classico di Dark Souls, ma l'altro. Vediamo un po' se è sempre possibile farlo. Avevamo trovato, se non erro, Forza Interiore, non l'avevamo letto. Piromanzia di Carmina, che incanalava il potere delle fiamme per evolversi. Sacrifica PF, potenza, forza e resistenza. Il potere eccessivo consuma la forza vitale dell'incantatore. Come tutti gli incantesimi pericolosi, Forza Interiore venne tenuto segreto per anni. Attributi necessari non ci sono. Il tizio qui dietro ci ha dato il guanto, la fiamma della piromanzia, così almeno ora possiamo tirare piromanzie. Purtroppo ci siamo persi il dialogo iniziale, ci diceva solamente che era un piromante. Un piromante che tira piromanzie. Chi l'avrebbe mai detto? Queste cose, no, della grande palude, cioè del luogo proprio al di sotto della città infame. Quello dove avevamo trovato il falò insieme, la grande palude è quella. Quindi, allora, freccia dell'anima, avevamo letto, rimedio, magia del curatore delle vesti rosse Yulva, guardiana del sigillo di Petit Londo, riduce il sanguinamento e l'accumulo di veleni, ed annulla diversi effetti dei veleni. Una delle magie curative uniche di Petit, forse ha abbandonato il suo compito di guardiana del fuoco per dedicarsi alle arti curative della città infame. Uniche di Petit. Vabbè, Petit è intesa come Petit Londo, quindi ok. Come armi avevamo trovato il falcione che avevamo già letto, se non erro. Quindi la mannaia. Sì, perché il tizio o la tizia evocata
lì al falò, giù di sotto la città infame, ci ha dato la sua mannaia, Mildred. Allora, grossa mannaia, impugnata dal cuoco non morto mangia uomini che infesta le profondità. È più un attrezzo per cacciare e preparare prede vive che una vera arma. Chi ha affrontato questa lama letale comprende l'impotenza provata dalle sue prede. Bellissimo! Tra l'altro avevano trovato anche un'armatura, una veste più che armatura, abbastanza interessante, più che altro per quanto riguarda la lore, cioè la maschera, la veste del sigillatore, maschera degli stregoni che inondarono Petit Londo per sigillare gli spettri oscuri e i quattro re corrotti dall'oscurità. Simboleggia la loro risolutezza nel mantenere attivo per sempre il sigillo e la loro espiazione per tutti coloro che vennero sacrificati, anche se due dei tre stregoni abbandonarono Petit Londo dopo essersi stancati del proprio compito. Quindi 2 su 3, uno è ancora là e lo vedremo. Questa è la cosa più bella del mondo. Comunque, veste. Ok, un tempo i sigillatori erano noti come curatori e il colore cremisi acceso ne è il simbolo. Ok, niente di più su questi altri vesti. Quindi a posto, questi erano le vesti trovate addosso alla guardiana morta, cappuccio indossato dalla guardiana dell'altare e del legame del fuoco. Si narra che fosse il cappuccio bianco di una fanciulla, ma che il fumo e la cenere dei falò lo abbiano scurito nel corso degli anni. Ok, qui non cambia nient'altro. Sto vedendo un po' se avevo altre cose da farvi vedere che avevo trovato. Mi interessava farvi vedere comunque tutto quello che avevo trovato. L'elmo di Balder e il sacco ci siamo. Non ho trovato altri anelli. Mi manca un catalizzatore. Un catalizzatore che era... credo sia questo. Catalizzatore degli stregoni esiliati che inondarono Petit Londo per sigillare gli spettri e i re corrotti dell'oscurità. Contrariamente agli altri catalizzatori, il metallo lo qualifica come un'arma, poiché infligge ridotti danni fisici. Ridotti. 145. A faccia dei ridotti. Mi fa male. Fa più male di qualsiasi cosa che io abbia al momento. Alla faccia dei ridotti. Comunque, attributi necessari 10 alla forza, 10 all'intelligenza, alla destrezza, 12 all'intelligenza. Mi sono fatto alcuni livellini l'altra volta, ho portato destrezza a 24, non mi ricordo se ho fatto un altro livello o no, comunque abbiamo 10.000 anime, quindi volendo ne possiamo fare uno adesso e potrei portare proprio l'intelligenza a 12, cosa che ci serve al momento. Questa è la fiamma della piromanzia, tramite del fuoco usato dai piromanti della grande palude. I piromanti alimentano questa fiamma per produrre varie arti del fuoco. Equipaggia la fiamma per usare la piromanzia, armonizzabile dalle pergamene accanto ai falò e spesso a utilizzi limitati. Ebbene sì, quindi... Allora, visto che ci siamo fatti tutta sta chiacchierata iniziale, per farvi vedere gli oggetti che avevamo trovato l'altra volta, non è successo molto per la verità in quanto a trama, ma abbiamo trovato una caterva di oggetti. Oh, hello there. I'm pleased to see you safe, as always. If you provide the materials, I can teach you pyromancy. E lui, come potete vedere, ci insegnerà la piromanzia. Parliamoci un attimo. Pyromancy is the art of casting fire. Produce flame, then channel it, just as our ancestors did. A pyromancer must be in tune with nature herself. My home, the Great Swamp, is an abundant store of nature. You will understand one day. It only takes time. Bellissimo, lui è un altro gran bel personaggio, come lo sono il 99% dei personaggi di Dark Souls. Parte lo Trek, lo odio. Pyromancy has a, well, rather primitive aspect to it. It messes poorly with advanced culture, and pyromancers are considered rather unsavory, which is fine, as I never got along with anybody anyway. So, for me, turning undead didn't change a thing. Lui è veramente una brava persona, se non erro davvero, anche nella lore generale del gioco. Un po' meno lo è il tizio della Via Bianca qua dietro, molto meno. A pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, I gave you a part of myself. Please take good care of him. Bellissima sta frase, veramente splendida. A pyromancer's flame is a part of the flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, please take good. Va bene. Quindi, evolvi l'equipaggiamento, c'è modo potenziare con le anime la fiamma della piromanzia e francamente non sarebbe male, però al momento, visto che abbiamo
solo forza interiore come piromanzia. Mi volevo prendere le palle di fuoco, che male non sono obiettivamente. Interessante, c'è anche la sfera di fuoco e anche traspirazione difensiva per le ferie non sono male. Sarebbero tutte da avere, che costano una quantità abominevole. Palla di fuoco ce la prendiamo, perché mi sembra giusto. E questa costa troppo. Al momento costa obiettivamente troppo. Volevo potenziare un po' la fiamma, tipo di 2 almeno. Ok, va bene così. Fiamma e la piromanzia più 2. E nient'altro, con lui abbiamo fatto. Ok, d'accordo. Un'altra cosa importante che era successa è che, morendo la guardiana del fuoco, il falò è spento. La guardiana del fuoco è assente, non puoi accendere il falò. Quindi, ragazzi, questo ce lo siamo giocato come posto. Tra l'altro, volevo parlare anche con lui là, il Crestfallen, perché volevo sentire un po' cosa aveva da dire sul fatto che si era spenta la fiamma, se aveva qualcosa da dirmi. Did you see them? The three young clerics headed for the catacombs to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires. The poor young girl sent down into a tomb. What a terrible mission she is burdened with. Questo è interessante. Petrus è il tizio di sopra della Via Bianca, quindi ha 3 compari. La Via Bianca non è tutto questo splendore. Oh, hello. Well, you certainly are keeping at it. Myself, I'm fine. Let's get started straight away. Allora, sono venuto qui da lui perché volevo le frecce dell'anime superiori. Ci vuole 12 a intelligenza, ma le possiamo usare, perché ho intenzione di mettere proprio il livellino che faremo sull'intelligenza, quindi alla grande così. E potrei anche prendere arma magica, ma non lo farò, non al momento. All right. That'll do it. That should help you on your journey. May we meet again. Lo spero anch'io, sinceramente, per trucidarti. Fate gli scherzi. Allora, tu, Crestfallen, che ci devi dire quest'oggi? Sarà un episodio un po' così. Comunque andremo in un posto poi molto carino, dopo. Quindi abbiate pazienza. What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collected bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I'd never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Quindi mi vorresti dire che io potrei prendere la tua umanità, o sbaglio? What are you looking at? Don't try anything clever. You might regret it. Bellissimo questo dialogo, questo è bellissimo. Did you see her? That virtuous little maiden, complete with followers in tow? They're probably going straight to pillage graves. I've heard enough about Milady for a lifetime. What absolute rubbish, eh? Andiamo un attimo a vedere se c'è la Milady lì da Petrus, perché stanno parlando di lei, se non erro. Oh, dov'è Petrus? Da questa parte dovrebbe essere. Esatto, è proprio lì dietro e ora sono in 3 i tizi. Non sono più 2, sono 3. Salve, guardiana. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Dovrei tornare umano, obiettivamente, e per farlo dovrei andare al falò del fabbro, che poi è il luogo dove voglio andare prima di tornare all'inizio del gioco. Ve l'ho spoilerato, è quello che faremo alla fine di questo episodio. E però bisogna ripotenziare le armi prima. What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Vorrei trucidarli tutti e 3, sinceramente. Però, dai, al momento lasciamo stare. So degli oggetti che ho lasciato qui sotto, qui a questi ascensori, sotto all'ascensore. Quindi, teoricamente, potrei anche andare a prenderli. Però non lo faremo adesso, tanto per la maggior parte sono oggetti per il multiplayer, quindi non è che ci servano poi da un granché. Questa è una via che prenderemo dopo. Non da questa parte, dall'altra. Ma è una via che prenderemo dopo per andare in un certo posticino. Comunque, vado da Andre, ci ritroviamo lì direttamente. Ah, sentite il battere del martello sull'incudine. Questa volta è vero, non è come prima che sembrava un fabbro e poi era un macellaio. Tra l'altro, riposiamoci subito.
Perché no? Torniamo umani? Possiamo farlo, facciamolo. Abbiamo due umanità, mi sembra giusto anche farlo. Ok, abbiamo umanità nell'inventario. Ne abbiamo parecchie, quindi tanto vale sfruttarle. Di pochissimo non posso avanzare di livello, quindi userò una delle anime. Io direi che questa basta e avanza. Sembra di 400, quanto dà? 800 addirittura, pensavo 400, quindi alla grande. Perciò con un saltino lì dietro che non volevo fare ma che abbiamo fatto, portiamo l'intelligenza a 12 e soddisfazioni della vita. Meno possiamo armonizzare. Già, è vero, è vero, è vero. Aspetta, risiediti, madannatissimo camomillo. Armonizziamo un attimo la freccia dell'anima superiore. Avrei anche la palla di fuoco possibilmente da armonizzare, però per ora farei così. Andrei proprio di magia al momento. Poi le piromanzie ci pensiamo dopo. Intanto sono soldi ben spesi comunque, non vi preoccupate. Allora, Aroandre, vediamo un attimo che cosa possiamo potenziare. Se posso potenziare la Yaito, che al momento è l'arma che voglio potenziare per portarla in giro. Sì, dovresti, guarda, evolvermi. No, potenzia l'arma. Vediamo un po' se la Yaito me la fa potenziare. Scimitarra più uno, la Yaito sì, diventa un più uno, perfetto. Allora potenziami un po' la Yaito, vai. Ok, avevo solo una titanite, dannazione. Ah, questo è un peccato. Pensavo, sinceramente, sì, hai le titanite in vendita. Buoni ragazzi, che potenzi un po' di roba. Ah, occhio a colpire, il tizio, perché altrimenti va a finire male, ve lo dico. Perfetto, ho usato un po' di anime, però adesso abbiamo una Yaito più 5, che fa 132 di danno, più 57. Lo scaling non è aumentato, è rimasto a B per il momento, però sono abbastanza soddisfatto del danno che abbiamo. Sinceramente molto soddisfatto. Tra l'altro, come catalizzatore io vorrei utilizzare non questo lastregone, anche se di danno magico, cioè modificatore magia 111, questo da 109. Perché scala, perché c'ho rosso 12, no intelligenza, perché non, come mai fa meno? Scala E, DA. Certo, il DA fa semplicemente un po' meno con il modificatore delle magie, ok. Però la possiamo usare anche come arma, anche se presa 3, effettivamente. Ma dura molto di più, quindi io come catalizzatore momentaneamente mi prenderei questo. E siamo in fat? No, siamo in mid? Ok, va bene, d'accordo. Torno indietro e vi faccio vedere dove andremo nel prossimo episodio. Ho sbagliato! Mamma mia! Sono andato leggerissimamente lungo, ma giusto leggerissimamente, però sono vivo. Si sa come, ma sono vivo. Ok? L'importante è questo. Perché sono venuto qui? Perché da qui... Di là era, forse? Era di là la strada giusta? Dannazione, no, forse c'è modo anche di qui saltare fino lì, spero. Sì, tra l'altro ci sono gli scrigni che non abbiamo preso andando sotto all'ascensore lì. Allora, auguratemi buona fortuna perché qui rischiamo veramente tanto. Vai! No! L'ho presa male! Ok, ci vediamo agli scrigni. Siamo qui, ci vediamo agli scrigni. Io volevo andare dagli scrigni, no? Certo, sì, come no. Abbiamo 6 ossi di ritorno per soddisfazione personale. Poi abbiamo una mazza chiodata e un talismano. La mazza chiodata non me la ricordavo, neanche il talismano. Il talismano serve per lanciare miracoli. E poi qui abbiamo 4 globi inclinati dell'occhio rosso. Oggi abbiamo letto troppa roba, perciò non ve ne parlerò. Da qui vi faccio vedere dove usciamo. E tra l'altro prendiamo anche questo oggettino. Ok, cos'è? Il talismano di Lloyd, anche questo lo leggiamo nella prossima. Eccoci qui dove riusciamo, dagli scheletrozzi. C'era anche lì un oggetto. Me l'hanno dimenticato i due, allora. Oh, ok, va bene, d'accordo, non importa. Chi è sta cosa? A parte quello che mi sta inseguendo e che non mi lascerà, tra l'altro. Questo potrebbe essere un problema. Ma se ve lo porto a voi... No, gentilmente, guardate, visto che andate nelle catacombe, iniziate ora, dai, a fare piazza pulita. Non gli faranno mai niente, giusto? Non c'è più neanche lo scheletro. Me lo ritroverò tanto dietro che mi farà un backstab al 99%. Quindi non preoccupiamoci troppo di lui. E dovrei tornare su. Esattamente. Lì dove ero prima. Quindi ci rivediamo tra un attimo.
Ok, stavolta la dovrei aver presa bene, sì. Benissimo. Come vedete da qui si sale. Il tizio prima parlava, mi ha inquietato non molto, non me la ricordavo quella parlata. Siamo qui alle scale, sotto non ci dovrebbe essere niente. Là c'è un drop che non avevamo ancora preso. Dove diamine rimane quel drop? Questa è interessante come cosa. Non ci andremo quest'oggi, qui c'è un altro drop e anche questo non lo prendere. Oddio, forse mi converrebbe vedere un po' che cosa sono almeno, perché potrebbero servirmi. Aspettate un po' che vado a vedere, va. Prima questo, esatto. Chiave secondo piano ovest del rifugio dei non morti. Meno male ci sono andato, perché altrimenti eravamo fregati. Qui sotto, come vedete, si va a finire malino se ci si vola. Quindi occhio ragazzi. Io ci provo. Secondo voi rimarremo vivi? Sì, è andata anche piuttosto bene. Che c'è qui? Ah, un'anima di non morto perduto. Io questa proprio non la ricordavo. Fai finta di non vedermi per caso? È sta cosa. Ok, ci rivediamo lassù. Mamma mia, per un'altra volta ho rischiato veramente tantissimo anche stavolta. Allora, noi saliamo. E saliamo. E saliamo. E poi saliamo. Non mi ricordo come attivare quella cosa che è qui. Però prima di tutto vediamo un po' se ho dimenticato qualcos'altro. Magari qualche altro droppino qua da qualche parte. Sembra di no a quanto pare. Quindi occhio Ale a cadere, perché se cadi qui siamo fregati. Perfetto, rannicchiati. Stiamo fermi per un po', perché come succede in Dark Souls, come tutte le cose che succedono in Dark Souls, bisogna stare fermi per un po'. Che non c'è solo questa da stare fermi per un po', ce n'è un'altra che vedremo poi quando andremo nelle catacombe. Chi ha già giocato lo sa, altrimenti poi lo scopriremo insieme, non vi preoccupate. Noi stiamo buoni buoni e guardate un po' che succede. Che è una cosa molto molto interessante questa. E che tra l'altro vi sarà utile per sbloccare un'altra parte di gioco, che altrimenti non potreste vedere. Tornare dove stiamo per tornare. Guarda che spettacolo. Che spettacolo, ragazzi. Siamo nelle sue zampe. E dove andiamo a finire? Ritorniamo dove tutto ha avuto inizio, ragazzi. Siamo ritornati dove tutto ha avuto inizio. E ritornare qui ci sarà molto utile, anche se il rifugio dei non morti adesso, come potete vedere, è leggerissimamente più affollato, come si può notare da qui. E questo potrebbe essere un problema. Comunque, allora, per questo episodio di Dark Souls Remastered ci salutiamo qui. Nel prossimo ci faremo tutto il rifugio dei non morti nuovamente, boss fight compresa. Quindi sì, c'è un'altra boss fight. Ma indovinate voi quale nei commenti se non avete giocato, altrimenti so già che lo sapete, quindi non vi preoccupate. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima.